Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Le imprese italiane, chi più chi meno, sono state, come sappiamo, tutte colpite dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19. Hanno chiesto le imprese e continuano ancora oggi a chiedere a gran voce aiuti per ripartire. Da una parte si chiedono aiuti in termini di liquidità e di ammortizzatori sociali, dall'altra aiuti concreti per far decollare nuovamente l'attività. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone per parlare di imprese, di sviluppo, di economia, il direttore generale di UCIMU, l'associazione generale delle aziende produttrici delle macchine utensili e della robotica, Alfredo Mariotti. Buongiorno Mariotti e ben arrivato. Buongiorno e grazie. Mariotti, uno dei grandi problemi immediati delle imprese a causa dell'emergenza Covid-19 è sicuramente la mancanza di liquidità. I fatturati sappiamo che hanno avuto una drastica contrazione e siamo davanti a mercati oggi molto difficili. Con queste premesse, il dopo coronavirus sembra quindi essere veramente duro da affrontare. Le imprese, come dicevamo prima, hanno bisogno di avere disponibile liquidità che possa permettere loro di pagare i fornitori, di partecipare a manifestazioni fieristiche, e questo serve anche per dimostrare agli altri che ancora esistono e magari, che ne so, anche dimostrare che sono riuscite anche in questo momento di difficoltà ad andare avanti sviluppando nuovi prodotti e la possibilità anche di presentare questi nuovi prodotti sul mercato. Quale valutazione mi può dare circa le misure messe in campo dal governo per garantire liquidità alle imprese, ma anche sulla risposta che le banche hanno dato alle richieste in tal senso giunte da tante imprese? Beh, allora, intanto grazie per avermi invitato. Il nostro comparto è composto da aziende, principalmente aziende medio-piccole, quasi più piccole che medie. È evidente che la necessità di liquidità in un campo come questo è essenziale. Le imprese del settore sono dovute stare ferme 6 settimane. 6 settimane significa non aver avuto ingresso d'ordini, non aver prodotto, non aver ricevuto anticipi, e questo evidentemente butta a terra la liquidità di un'azienda. Sono stati presi tutta una serie di provvedimenti che però ad oggi nella realtà per le nostre imprese sono diventate grandi annunciazioni, perché poi arrivato al momento, al dunque, cioè nel momento in cui questo ti deve essere affidato, ci si trova di fronte ad una azione dello Stato importante numericamente, cioè si è partiti con 400 miliardi immediatamente messi a disposizione. Però nella realtà non è stato fatto l'assegno alle imprese, sono andate a finire nelle banche e sono state messe delle garanzie da parte dello Stato, e neanche totalmente, perché le garanzie vanno dal 70% al 90%. A cui questo, tra virgolette, costringe nella realtà anche le banche, che non fanno i donatori di sangue, a controllare impresa per impresa la possibilità che questa impresa ha di rimborsare poi la parte che non è garantita. Ecco, che non è garantita. Diciamo che le banche infatti hanno avuto anche un po' un rallentamento, perché chiedevano con forza uno scudo penale, perché sappiamo che in caso poi di default dell'azienda sarebbe la responsabilità del Consiglio d'amministrazione. Dovesse essere chiamato come corresponsabile. Difatti, saltiamo per il momento questa parte che è fondamentale. Questo è il punto A, perché non riesco a capire. Tu non mi dai neanche la garanzia totale, non ho la garanzia totale, rimango responsabile di una parte dell'affidamento che ho fatto. Se quello mi fallisce nel giro di 6 mesi o fa qualunque altra cosa e in definitiva va in bancarotta, io divento responsabile per avergli dato l'affidamento. Per cui questa è la prima cosa che va corretta, che va messa a posto, perché altrimenti tutto rimane bloccato. In secondo luogo, come le dicevo, se c'è da fare la valutazione azienda per azienda, i tempi vanno avanti. Noi abbiamo bisogno che questi tempi si affrettino, abbiamo bisogno subito, perché altrimenti le aziende rischiano di chiudere, anche se avessero un ingresso d'ordini, che non c'è in maniera elevata, ma anche se ce l'avessero non riuscirebbero a produrre, perché se vai dal fornitore devi dargli in anticipo, giusto, tu non hai in tasca niente, perché sull'ordine non ti anticipano niente, perché anche loro, a loro volta, il cliente non ha soldi, per cui o si risolve questo problema della liquidità o realmente la cosa si fa, ma più che difficile, cioè rischiamo di avere un collasso a livello generale,
che evidentemente, siccome il settore delle macchine utensili poi non è un'isola felice all'interno di tutto quello che avviene a livello sia nazionale che internazionale, che tira dentro anche il settore della macchina utensile. Chiarissimo. Le misure restrittive conseguenti all'epidemia coronavirus si sono oramai allentate, lo sappiamo tutti, siamo nella fase 3, quindi i cicli produttivi hanno ripreso. Le imprese hanno iniziato a riorganizzarsi giustamente per tornare ad essere appieno produttive. Riorganizzazione però che è quanto mai necessaria per farsi trovare pronti a competere su dei mercati internazionali per affrontare i quali le imprese devono programmare e pianificare ben per tempo le proprie attività. Mariotti, l'epidemia Covid-19 non ha colpito solo l'Italia, ha colpito tutto il mondo causando gravi conseguenze economiche in ogni paese. Come saranno i mercati internazionali che usciranno da questa pandemia e in che modo noi potremo intercettare le opportunità di business in questi paesi? Beh, diciamo che per prima cosa tutto si è bloccato perché fratto, non si poteva girare da nessuna parte del mondo. Neanche in Italia potevamo muoversi al di fuori della regione se non per interventi particolari di manutenzione o di installazione di qualche macchinario. Adesso finalmente si comincia a potersi muovere in Europa. L'Europa è già un settore importante per quanto riguarda l'economia della macchina utensile perché all'interno dell'Europa c'è la Germania che è il maggiore cliente assieme alla Cina della tecnologia del nostro paese nel campo specifico. Quali sono i paesi che si stanno muovendo? Stanno cominciando a muoversi, però adesso abbiamo notizie che comincerà anche qualche rallentamento perché c'è un ritorno in Cina di alcune pericolosità che speriamo controllino nell'immediato, perché i primi paesi, il settore della macchina utensile vende solo nei paesi di grande industrializzazione. No, perché la macchina utensile è la base per lo sviluppo industriale. Noi prevediamo che un'apertura dell'Europa, che sta avvenendo, perché la Germania ha bisogno di macchine utensili italiane, se la Germania vuole riprendere nel settore automotive, che è uno dei loro settori fondamentali, ha bisogno della tecnologia italiana, in particolare nel nostro campo, o comunque di prodotti, di componenti fatti con le nostre macchine, tanto che nel momento in cui le nostre aziende erano chiuse, c'è stato un intervento proprio diretto anche dalle case automobilistiche tedesche sul nostro governo che diceva: ragazzi, riaprite il settore della macchina utensile, se no anche in Germania non sappiamo come produrre, già in crisi il settore dell'automobile, non sappiamo come produrre. Perché noi puntiamo su un discorso europeo importante, in particolare, ripeto, il mercato tedesco. Gli Stati Uniti, nonostante tutto, stanno ancora funzionando. La Cina ha incominciato a mandare i primi ordini, anzi a sollecitare anche alcune consegne che erano state bloccate dalla chiusura delle aziende. Questi sono i principali mercati che dovrebbero muoversi nell'immediato. Poi il nostro settore è un settore che esporta molto, cioè più del 55% della produzione va su tutti i mercati internazionali, come dico, tutti i mercati sviluppati. In questo momento l'Italia forse è il paese più avanzato nella fase di contenimento dell'epidemia. Siamo partiti per prima e probabilmente speriamo che si chiuda tutto rapidamente anche per primi. Tutti gli altri paesi sono in una situazione un po' più arretrata rispetto alla nostra. Ci sono grosse aree in cui noi andavamo ad esportare, come il Brasile, come l'India, che non sono sicuramente nella situazione migliore, per cui si cerca di lottare su quei mercati che attualmente sono disponibili e già pronti e già hanno riavviato tutta l'attività industriale. Molto bene. Penso che sia molto importante anche il fatto che sia stata confermata per ottobre, ricordiamo dal 14 al 17 di ottobre a Fiera Milano Ro, la 32esima edizione di BIMU, che è l'appuntamento fieristico sulle tecnologie per l'industria. Quest'anno l'edizione di BIMU riveste un ruolo, possiamo dire, particolarmente importante e rilevante perché è il primo appuntamento espositivo a livello mondiale per il settore del 2020. L'emergenza sanitaria, come sappiamo, ha portato ovviamente in tutti i paesi, in tutto il mondo, alla cancellazione o allo spostamento di tutte le manifestazioni dedicate al comparto, lasciando gli addetti ai lavori privi di ogni occasione di incontro, che sappiamo quanto possa essere importante soprattutto per un settore ad alta specializzazione quale quello che lei rappresenta. Quali sono le risposte di ripresa che ci si aspetta da questo appuntamento
e quali saranno gli scenari futuri che ci saranno per il comparto macchine, utensili e robotica? Allora, noi stiamo facendo di tutto per tenere viva la BIMU dal 14 al 17 ottobre presso la Fiera di Milano. Abbiamo sollecitato e vedo che i quartieri fieristici si sono mossi un protocollo che permetta alla gente di recarsi in fiera nelle stesse sicurezze che ha a casa. E questo, sono sicurissimo, è ottenuto, si sta muovendo, dal 15 di luglio tutto potrà essere operativo. Noi siamo al mese di ottobre, per cui ci sono tutti i tempi. Ma lo facciamo perché vogliamo far vedere che il nostro settore è vivo, che il settore della macchina utensile c'è, che il settore italiano esiste ancora, perché c'è stata, a mio parere, anche una comunicazione iniziale nel momento in cui è iniziata la pandemia in Italia, molto pericolosa, che ci ha fatto apparire come quasi gli untori del mondo, il che vogliamo smentirlo. Per questo che teniamo in piedi una manifestazione che in definitiva non potrà essere che una rappresentazione ridotta di quello che è la potenzialità del settore italiano della macchina utensile. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo intanto la fiducia da parte degli espositori, che quasi vorrei quasi definire come patrioti, no? che per primi si svegliano a voler tenere in alto la bandiera italiana in un settore fondamentale per lo sviluppo industriale anche del nostro paese, ma per lo sviluppo industriale da un punto di vista internazionale. E in secondo luogo che i visitatori abbiano fiducia. Cioè si entra con una facilità estrema, in massima sicurezza, e poi noi comunque avremo da parte degli espositori la presentazione delle ultime tecnologie, delle tecnologie più avanzate. Per cui le aziende che vogliono rimanere competitive a livello internazionale non possono che venire a vederle e incominciare discussioni per far entrare al loro interno queste tecnologie. Perché se non entrano all'interno delle aziende che sono a valle del nostro settore le capacità di sviluppo di progetti più avanzati rispetto ai competitori esteri, e allora lo sviluppo si fermerà, la possibilità di esportazione, la possibilità di vendere da parte di tutti i settori a valle diventerà sempre più complessa. Per cui noi ci aspettiamo di tenere in pista la BIMU e di avere la fiducia di visitatori, di espositori, ma particolarmente poi dei visitatori, che comprendano questo nostro sforzo, questo nostro desiderio di rimanere sul mercato, delle aziende, di presentare quello che poi è il momento culminante di tutta l'attività di marketing di un'azienda, cioè perché è quello di presentare il prodotto al mercato, perché altrimenti se non lo presenti al mercato come lo presenti? Tra l'altro un prodotto bene strumentale nella realtà ancora oggi può essere presentato quasi esclusivamente, o perlomeno è il sistema più comodo, il sistema anche più contenuto economicamente, tramite le fiere, non è che puoi fare la fiera virtuale in cui presenti un centro di lavoro, anche perché ci sono discussioni da fare attorno, ognuno lo deve personalizzare, va ingegnerizzato a secondo delle necessità produttive del cliente e pertanto va visto in fiera. Come le dico, ci aspettiamo visitatori, in particolare dall'Italia, dai paesi vicini, alcuni stiamo discutendo con il Ministero degli Affari Esteri tramite l'Istituto Commercio Estero per avere anche qualche delegazione da paesi che già possono e potranno, specialmente al mese di ottobre, perché si spera che sia finito tutto. Se non è finito tutto al mese di ottobre è un problema, allora questo qui non è più un problema solo per le manifestazioni fieristiche, è un problema a livello internazionale, un problema che probabilmente cade tutta l'economia, tutte le economie del mondo, dovremmo rivedere molte cose. Questo noi ci aspettiamo, perché possa essere un primo momento di rilancio di quella che è l'economia. E l'economia parte dalla macchina utensile, perché se è la macchina di base per lo sviluppo industriale, c'è bisogno che la macchina utensile abbia il coraggio e la capacità di presentarsi sui mercati. Noi stiamo spingendolo, vediamo che molte aziende ci stiamo seguendo, perché ancora oggi sono 500 circa le imprese che saranno presenti alla BIMU, alla 32esima edizione della BIMU, e noi confidiamo che sia un successo. Grazie, grazie Mariotti. Verremo sicuramente ad osservare i risultati, che auspichiamo siano estremamente positivi, della 32esima BIMU, perché c'è bisogno veramente di far ripartire la nostra economia aiutando in tutti i modi possibili le imprese che, ricordiamo, stanno vivendo uno dei momenti più bui dal dopoguerra ad oggi per quanto riguarda l'economia del nostro paese. Ringrazio di nuovo
Mariotti, direttore generale di UCIMU, ringrazio i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro. Grazie Mariotti. Vi ringrazio per il supporto che ci date e spero che anche gli ascoltatori vengano a visitare la BIMU. Grazie. Grazie a tutti.